Oriana Marzoli e Daniele Del Moro si sono lasciati e pare che la guerra sia stata proprio social, perché ci sono dei dettagli veramente inquietanti che fanno annunciare la fine della loro relazione. Poi la stessa Oriana lo ha annunciato sul suo profilo piangendo e in lacrime. Pare che tutto sia accaduto per causa di una fan. Ragazza, infatti, ha mandato a Oriana degli screen di alcuni like che Daniele avrebbe messo a una ragazza che aveva seguito da poco. Bebè, gli dice questa fan, chiedi spiegazioni al tuo fidanzato perché ha appena iniziato a seguire questa ragazza e le ha messo anche dei like apposta abbastanza verchi. Il messaggio poi è stato ricevuto da Oriana, che ovviamente ha chiesto spiegazioni a Daniele e per questo pare abbiano litigato. Lo stesso Daniele, infatti, poi ha dato sfogo su Twitter a un duro scontro proprio con i suoi fan. Infatti Daniele scrive così: mi create solo dei problemi. Il Grande Fratello è finito, io come sempre faccio quello che mi pare, anche perché vi ricordo che siete stati proprio voi a farmi squalificare e non mi importa di chi dice, ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono degli haters, l'unico che ha pagato, dice Daniele, sono io e mo ve ne andate a fare puntini sospensivi. Ovvio, è inutile dirvi che questo sfogo così grave di Daniele ha causato anche la sua sospensione da Twitter e una minaccia di querela da parte di Alessandro Rosica. Qualche ora fa, invece, poi Oriana ha confermato la rottura con Daniele pubblicando un tweet, questo qua in lacrime: vi prego, non taggatemi in più cose d'amore su IG. Non mi aiuto, ok? Se mi volete bene, non fatelo. Non sto bene, grazie. Ed è così che Oriana mette a tacere le voci e quindi conferma la rottura con Daniele Del Moro.